Ciao a tutti ragazzi, sono Maldestra, sono qui a darvi il benvenuto sul mio canale e in questa nuova puntata di Stone Shard. E riprendiamo esattamente dove avevamo lasciato, anche perché con il sistema di salvataggio non si può fare altrimenti. Allora, veniamo giù a dare un colpo a questa roba qua. Un altro. Ma e qua l'avevamo già vista, forse sì. Ok, veniamo magari di qua a vedere un po'. Cioè, è enorme questo dungeon, è molto. Un fortificato di quest'accidenti, cosa sa mai? Boh. Niente, qua o ci tocca o mangiare qualcosa. Magari qualcosa che si va a guastare. Io qua potrei prendere i soldi e. Però il borsello ci servirà più avanti, quindi non voglio. Non voglio. Io sono tentato di far fuori una di queste cose. Oddio, potrei far fuori questa, eh? Allora, intanto, giusto per capirci, tu che roba sei? Ti fa ubriacare, toglie la sete, diminuisce il dolore, la sensibilità al dolore, aumenta il morale. Vabbè, teniamo questo, va tanto. Qui non c'è altro. Qui non c'è niente, qui sembra che non ci sia più niente, quindi possiamo tornare quassù. Andiamo a questo, ho paura sia una trappola. Io andiamo uno, no, vabbè, qui non c'è niente. C'è ancora questa porta, veniamo un po' qua a vedere. Non c'è più nessuno, eh. Questo è aglio. Vabbè, intanto prendiamo. Qui c'è dell'acqua, possiamo riempire. No, riempi l'otra. Oh, ottimo. E beviamo, va bene, perfetto. Qui? No, non ci interessa. Cioè, ci interesserebbe anche se potessimo cucinare. Qui abbiamo una barbabietola. Mi spiace lasciarla perché. Però. Questa si guasterà fra 7 dì. Io quasi quasi. È uguale a questa, eh. Lagrimogna ingrediente. Questa probabilmente potremmo venderla a qualche. Sono indeciso. Abbiamo tutto il nostro cibo scadrà. Uff.
molto in là, a parte il pezzo di formaggio che scade fra due giorni. Non so neanche io se mangiare magari qualcosa. No, non riesco a capire. Io vorrei riuscire a capire. Ah, intanto probabilmente, scusate, ma mi sa che siamo passati di livello. Ottimo, ottimo ragazzi, io manco me ne ero accorto. E possiamo aumentare. Dunque, la volontà determina le capacità magiche e rende dolorosità più tollerabile. Ogni punto di volontà 1,5 tempi di ricarica, 1,5 costo di abilità, raggiunte le soglie di 15, 20, 25, 30 punti, conferisce cose in più. Vabbè, la vitalità è la vita, però anche 3 punti di energia massima, e l'energia, esatto, è il mana in poche parole. Bella, bella. Quanti punti abbiamo? Uno. Dunque. Sì. Beh, più 3 di energia massima non sarebbe male, però anche meno 1,5 tempi di ricarica, meno 1,5 costo abilità. Va bene, andiamo di tempi di ricarica e costo delle abilità per il momento. Ok. Poi. Vediamo un po' se possiamo mettere qualcosa alle abilità. Allora, al bastone. Allora, però probabilmente conviene. Aspetta, guardiamo un attimo. Allora, un po' tutto. No, la doppia arma, visto che io due no, ma io voglio. Allora, con la piromanzia, cos'altro possiamo fare per il momento? Fiamma sato a battesimo di fuoco. Ogni nemico o casella adiacente in fiamme conferisce più 3% al potere piromantico, più 75% di resistenza al fuoco. Vabbè. Fiamma satura riduce del 10% i costi degli incantesimi per 2 turni ogni volta che un nemico all'interno del tuo campo visivo viene incendiato. Mica male questo, visto e considerato che noi lo usiamo spessissimo, eh? Altrimenti con la geomanzia, che non abbiamo ancora, lo abbiamo masso runico, portata a 10 caselle, mi sembra di capire. Un masso runico nella casella bersaglio, diciamo. E in più 6 danni a tutti i nemici adiacenti. Più probabilità pari al 76% di respingerli, che è molto buona. Ogni masso unico presente nel tuo campo visivo conferisce un livello di potenziamento unico, ovvero sia più 10% potere magico, più 5%. Non è malvagissima, è questa, anzi. Però toglie potere dell'1% alle altre scuole magiche. Vabbè, questo invece cosa abbiamo?
Bersaglio a nessuno. Ah, è un'armatura, eh? Ma io andrei, visto che noi ci rischiamo di trovarci spesso. In corpo a corpo siamo giustamente delle pippe. Io aumenterei un pochino, cioè aumenterei, metterei una capacità e userei questa. Effettua due attacchi che infliggono meno 30% danni. Come effetto due attacchi che... Ah, siccome ne fa due, non sono danni al 100%, però sono caratterizzati dal 30% di probabilità di far vacillare il nemico. Il primo attacco è caratterizzato dal 39% prosciugamento energetico. E se entrambi gli attacchi colpiscono il bersaglio, effettua un terzo attacco caratterizzato da meno 30% danni e 50%. Io gli darei questa. Perché fuori dai piedi è anche buono, ma però questo non ha malus a differenza di questo. Si scaglia contro un bersaglio per poi colpire tutti i nemici adiacenti, ma adesso all'inizio mi sa che i nemici ci arrivano addosso più o meno uno per volta, quindi andiamo su tempesta di colpi. Sì. Ok. Benissimo. Io direi che qui... Ah già, qua c'è sempre il solito discorso della barbabietola. Allora, per lasciarla qua... Facciamo che mangiarla. Mangiamola. Io adesso non so se effettivamente ci ha dato. Dunque, noi dobbiamo andare, venire, fare. Dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo andare qua, E quindi andiamo pian pianino. Non possiamo prendere più niente di tutte ste robe. Qui l'abbiamo ripulito, quindi mi pare che... non rischiamo più di incontrare nessuno a questo punto. Guardiamo giusto per vedere se ci trovassimo qualcuno in mezzo ai piedi, ma sembrerebbe di no. Qui abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo visto tutto, questo l'abbiamo già aperto. Io direi che niente, possiamo uscire. Benissimo, possiamo uscire e possiamo tornarcene qua a consegnare la missione. Qui a volte, qui c'è un accampamento, no? Non si può dormire e salvare, accidenti agli pescetti. Va bene, qui questo l'avevamo già guardato. Allora, sì, dobbiamo andare. Io seguirei, quasi quasi seguirei la strada, o no. Saliamo saliamo.
saliamo e vediamo, perché se riuscissimo a superare il fiume, se ci fosse un ponte, tipo, non sarebbe una cattivissima idea, eh? Invece di bagnarci, va bene che è giorno, va bene che siamo sulla strada del ritorno, però io credo ci sia sempre il rischio di fare brutti incontri, visto e considerato che se siamo bagnati, siamo meno performanti, per così dire. No, io direi di andare, troviamo la strada e andiamo verso ovest. Perché noi la incontreremo la strada, suppongo. Eccola qua. E seguendola, oh, un orso. Un orso anche no, soprattutto perché, oh, hai fame, Cicci. Hai fame, quindi, boh, cosa ti do da mangiare? Questo che ti toglie è quello che si va male prima, mi sa. Fra 4D, fra 4D, fame, sete, rigenerazione energia, fame, sete, immunità, boh, immunità 1. No, facciamoci il formaggio che dura 2 giorni, mangia. Ok. Qui questo cos'è? Una ghianda, ma anche no. Oh, qui cosa c'è? Togliamoci dai piedi storso, perché quello lì lo vediamo poi un'altra volta, eh? Che cos'è? Comincio a pensare che sia più pericoloso seguire la strada che andare in mezzo ai boschi. Ho questo sospetto, non so perché. Imboscata. Ah, qui ci stanno facendo un'imboscata. Dove sono? Allora, proviamo ad aggirarla l'imboscata, se possibile. Ecco, questo non è proprio un... È un guado, però non ci lascia neanche coi piedi bagnati, quindi bene così. Bene, bene, bene così. Qui torniamo indietro seguendo sempre la strada. Nostra maghetta, che anzi streghetta, che ha svolto questa missione in agilità e leggiadria. Oh, e siamo tornati al villaggio. Adesso siamo tornati al villaggio
Allora, era qua che consegnavamo la missione. Esatto, andiamo su. Dal tipo, e il tipo non c'è. Dove sei, tipo? Ma io boh. Ah, ecco, siamo venuti giù dalla scala. Va bene, si vede che il tipo è di festa. Dove era il mercato? Ah, il mercato era qua. Ah, ma non c'è nessuno. Qualcosa mi dice che. Dov'è che si vede l'ora? C'è un punto in cui si vede l'ora. Che ore sono adesso? Che miseria, ragazzi. No, evidentemente no. Per carità, di solito magari dove c'è la mappa. Va bene. Questo chi è? Come va la vita? Tutto bene? Puoi insegnarmi qualcosa? Che cosa vendi? Ah, il famoso cacciatore che ci poteva insegnare. No, non ci interessa adesso, come dire. Allora, io direi andiamo a dormire. Andiamo a dormire. Così ci alziamo domani mattina, belli, vispi, pimpanti. E intanto è un salvataggio. Allora, io direi, questo lo mettiamo qua. No, questo se lo mettiamo qua e facciamo unisci qua, allora questo lo lasciamo qua che ci tornerà utile. Sta roba qua noi dobbiamo andarla a vendere, ma non so neanche io se portarmene dietro queste due. Magari una la posiamo. Ok. Dormiamo, dormiamo. Che ore sono? Ma perché non mi dici che ore sono in qualche modo? Ah, forse sono le 23. Allora, dormiamo fino alle 8. E dovrebbe averci anche salvato, dico bene. Quindi, se sono le 8, okay, a me fa già le balle sta cosa che no, non si veda che ore sono se non quando vai a dormire, non ha proprio senso. Se è vero che sono le 8 di mattina, sta arrivando la gente. Qual era quello cui potevamo vendere tutte le cose? Andiamo un po' a vedere. Allora, che cosa vendi? Ammazzate quanti soldi. Allora, intanto iniziamo a vendere, capirai. Cominciamo a vendere questa, questa, questo è il guaritore e quindi magari andiamo a vendere a un guaritore.
Certo, noi abbiamo un bastone che vale proprio. Però noi abbiamo bisogno semmai di un bastone. Perché, giustamente, come maga. Il libro da 513. Ammazzate. Vabbè. Vendiamogli la santi saluti. E poi basta, di tutta sta roba ce la teniamo. Ecco, la statuetta di Giada. Possiamo pure venderla, eh. Un po' di soldi li abbiamo fatti, adesso dobbiamo poi andare dal tipo a vendere sta roba qua. Lui avrebbe, sì, avrebbe magari gli stivali. Sono mica male questi. Tutto è meglio rispetto a quello che abbiamo noi. Questo ci dà più 3% resistenza, sia fisica che a sanguinamento, probabilità di schivata, rumore prodotto meno 5%. Questo non sarebbe male per non farsi beccare. Scarpe economiche e comode, due qualità che attivano qualsiasi vagabondo. Preparati a doverle riparare spesso, vabbè, ma tanto 90-90, le nostre 70 di 75. Perché c'è anche questo discorso, perché qui consumiamo la roba e dobbiamo fare attenzione a conservarci dei soldi Allora, vediamo un po' a vedere se qua il tipo. È tornato, o è sempre di festa? Eccolo qua. Ok. Non aver fretta, lasciami dire una svegliata. Tanto sono qua per la mia ricompensa. Ecco la tua ricompensa. Ok. Conferma, 3.605 soldi, va bene. Dunque, allora ci vediamo più tardi perché voglio vedere. Allora, 1.281 li tiene, va bene. Allora, riparliamone. Ho completato il primo incarico. Allora, poco lontano da Osbrook ci sarà il birrificio del barile di quercia. È lì che Brook si procura la sua birra, o meglio, si procura fino a poco tempo fa. Il posto è stato invaso dai banditi, non intenzione di negoziare con loro, eccetera, eccetera. Ho soltanto pochi miliziani che poi non possono mica rischiare la vita. Allora, tu hai abbastanza esperienza per gestire il problema. Non sarà difficile. Il birrificio ospita molti meno banditi del forte che è già ripulito. Perché vuole capire? Non ho molti dettagli. Qualche giorno fa Brooke ha mandato un carro al birrificio per acquistare una partita di merce. Aveva visto una banda di banditi. 5-6 briganti entro il perimetro dell'edificio. Sui banditi, non vediamo cosa ci dice. Ah, hanno assassinato anche il vecchio mugnaio. Li avevano scacciati, ma ora sono tornati per vendicarsi. Ci penso io. Un po' di roba mi fa per come parlami del tuo villaggio che si dice in giro che cosa vendi.
Ma lui mi ha già dato questa, se io gli dico, ma lui vende qualcosa? No, non vende niente, vende i soldi, ma scusa. Hai qualche contatto per me? Il grimorio rubato. Va bene, un po' di lavoro mi farebbe comodo. Vorrei chiederti qualcosa. No, aspetta. Sì, va bene. È un po' poco chiaro, un po' di lavoro mi farebbe comodo. Il grimorio va, se io ci pigio. Ah, me lo spiega. Pochi giorni fa la magistratura ci ha informati di aver posto una taglia sulla testa di Calugno Socorri Vendicativo, eretico e negromante. Questo è pericoloso. Pare costui abbia rubato un qualche libro di un nobile di Brin che ha subito indetto una caccia all'uomo. Siamo riusciti a localizzare lo nascondiglio del furfante, quindi non c'è tempo da perdere. Ho bisogno di tempo per pensarci. Ok, va bene, perché mi sa che questo è pericolosino e noi siamo di secondo livello e siamo un po' ancora un po' pippe. Allora, usciamo. Vediamo un po'. Fiumi di birra, dobbiamo venire qua. Qui cosa eravamo? Ah, qui eravamo il territorio degli orsi. Fiumi di birra. Va bene, io direi che però è inutile partire adesso. C'è pure un tempaccio. Tra l'altro noi abbiamo qua un mucchio di roba. Vediamo se riusciamo a vendere ancora qualcosa. Io adesso non mi ricordo. Allora, fermi tutti perché dobbiamo mangiare. Non abbiamo tanta roba da mangiare. Se ci facciamo fare una pera. Abbiamo sempre fame. Abbiamo sempre fame anche con la pera. Bere. Ammazzate. Dovremmo comprare qualcosa da mangiare di serio. Allora, che cosa vendi? Allora, e qui possiamo iniziare a capire. Allora, magari questa la possiamo prendere per mangiarcela subito. Allora, questo 25%, ma intanto non si guasta col passare del tempo e ha tre utilizzi. Questo è un utilizzo solo il 26. Però il 26 Il 26, però, no, il 20%, ma costa 26. Quindi praticamente questo ne compriamo 5 con i soldi che spendiamo qua. È vero che questo cura il 25, però anche è vero che questo ne compriamo 5, non è che possiamo riempirci lì di che caspita. Vabbè,
È un bel dilemma, eh? Il formaggio quanto costa? 23. Questa sanità più 3%, ma che ci fregano della sanità in questo momento? Allora, io comprerei tipo un pezzo di formaggio, ok, e poi prenderei o una salsiccia o un prosciutto. O dell'arrosto, che però si guasterà tra 2 dì. Allora, fammi vedere un attimo. Noi adesso abbiamo fame. Siamo molto ben coperti. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa, una bella cosa. Noi andiamo su, dormiamo un'ora giusto per fare un salvataggio di quelli seri. Vediamo se possiamo lasciare qualcosa qua. No, no, non posso tirarne via solo pochi. Qua è un po' un lavorone. Allora, facciamo così. Andiamo a dormire, dormiamo fino alle 11, così abbiamo un salvataggio. E quindi facciamo un salva ed esci qua, che tanto il salvataggio ce l'abbiamo. E noi parliamo al prossimo episodio. Eh? Il prossimo episodio partiremo e andremo verso la nuova missione, quella del birrificio, e vedremo un po' come riuscire a far progredire la nostra straghetta, come menarcela un po' qua con le missioni, con l'esplorazione del territorio. Insomma, qua siamo appena partiti. Cioè, ci sarà un monte di cose da fare, ma direi che per oggi è tutto. Noi ci possiamo salutare e io naturalmente vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento nel prossimo episodio, sempre naturalmente su questi monitor. Ciao a tutti.